Vangelo del giorno di venerdì 3 agosto 2018, venerdì della 17ª settimana del tempo ordinario. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga, e la gente rimaneva stupita e diceva: «Da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua madre non si chiama Maria? E i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose?» Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua». E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Forse Gesù non si aspettava di provare l'esperienza del fallimento proprio a casa sua, fra la gente che l'ha visto crescere. Purtroppo è questo il problema. I suoi concittadini si soffermano più su chi sta parlando che su quello che sta dicendo. Dall'iniziale stupore per il modo in cui Gesù insegna, si passa al pregiudizio della sua famiglia, la cui condizione gli avrebbe impedito di educare un figlio con tanta sapienza, figuriamoci, capace di operare miracoli. Anche per noi, a volte, diventa più difficile annunciare il Vangelo a quelli che ci conoscono, in famiglia, sul luogo di lavoro, per le strade della nostra città. Ci sentiamo come profeti disprezzati in patria. Tutti, comunque, restiamo strumenti preziosi nelle mani di Dio. Non arrendiamoci.